Caorera, paesino di 70 abitanti, ed una sagra, quella della zucca, che giunta alla 23esima edizione porta oltre 10.000 presenze. Caratteristica della sagra, passione e amore per il proprio paese, che hanno portato la zucca di Caorera ad essere inserita dal Ministero dell'Agricoltura nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. La sagra è nata più di 20 anni fa ormai, così per scherzo anche, diciamo, per provare a valorizzare un prodotto povero che c'era una volta qui nelle nostre zone, che è la zucca Santa Bellunese. Poi è stato fondato un consorzio, appunto, dove tutti questi contadini sono consorziati, prendono le sementi e poi viene rivenduto questo prodotto. Noi adesso stiamo cercando anche di valorizzare il prodotto lavorato e ha un successo bestiale, perché veramente andiamo in certi posti, anche qui in Veneto, così, che magari non conoscono il pane con la zucca, che per noi è normale, però non dappertutto lo conoscono, così, e è apprezzatissimo. Così, dolci di zucca ne facciamo a bizzeffe e collaboriamo con dei laboratori, diciamo, qua vicino a noi, da Cornuda, Valdobbiadene, Mel, così. E poi con l'andare degli anni abbiamo cercato di offrire anche qualcosa in più, oltre alla classica cucina, diciamo, nostra, ricercata, sì, però di dare qualcosa in più. Quanti volontari ci sono per organizzare questa festa? Parecchi, diciamo che allo zoccolo duro, così mi piace definirlo, diciamo di 15-20 persone, così. A questa festa raggiungiamo 80, 90, anche 100 persone, però sono volontari, sì, ma tutti amici, perché proprio ci chiedono di venire. Noi sicuramente ci proponiamo, così, perché c'è bisogno, non bisogna negare, però loro vengono volentieri e il loro entusiasmo è tale che alle volte si dimenticano anche le cose essenziali, per esempio che anche loro hanno diritto a mangiare qualcosa, non solo la gente che arriva così, però no, non posso andare adesso perché c'ho gente qui che aspetta, ma no, ma ti do il cambio, sì, ma arrivo dopo. Nei 3 giorni di sagra tutto il paese si addobba con le proprie zucche, posizionate ad ogni angolo e balcone delle case. Immancabile il concorso di cucina con relative premiazioni. Allora, siamo in pieno svolgimento della sagra della zucca, iniziata venerdì sera. Abbiamo cominciato subito alla grande con il concorso di cucina con i piatti a base di zucca, dove si sono misurati degli chef molto giovani e molto motivati e molto in gamba, che hanno presentato i loro piatti e hanno avuto l'ammirazione della giuria del Slow Food, che si sono complimentati con loro per la maniera che hanno di manipolare questo ortaggio. Quest'anno è stato particolarmente felice con il tempo e ci ha aiutato il raccolto, che è stato veramente eccezionale. E per quanto riguarda l'afflusso alla festa, alla sagra della zucca, c'è veramente un buon afflusso. Abbiamo fatto una bella pubblicità e abbiamo proposto, sono stati veramente bene i nostri piatti che abbiamo proposto.